Quando Roma sveste i panni della città eterna, si intravedono i murales dei suoi palazzi, che comunicano ribellione, emozione, desiderio. Tanti sono gli street artists che colorano i muri della città, non con l'intento di deturpare e contagi i palazzi romani, ma per esprimere il loro modo di guardare la realtà, giocando addirittura con Papa Francesco. Ho deciso di intervenire sui muri pubblici, quindi street art, chiamiamola, in maniera naturale, quasi per necessità, perché avevo bisogno di diffondere alcune mie idee a un bacino d'utenza più ampio possibile. In realtà ho fatto quel Papa che sembra Superman senza volerlo idolatrare troppo, nel senso che volevo diventasse una sorta di esempio, perché tutti noi potremmo essere eroi quotidiani tutti i giorni, no? E basta vedere bene il disegno, c'ha tante cose che ricordano Superman, ma tante altre no. Tipo, gli ho fatto un po' di pancia, gli ho messo gli occhiali da vista, che è un supereroe e non ha problemi di vista. Oggi la street art è stata assorbita nella legalità con il consenso dell'amministrazione cittadina, che chiama gli artisti per ridare lustro ad alcuni quartieri periferici. Nasce così l'idea di una vera e propria guida, quello che i muri dicono, che racchiude la storia della street art capitolina fin dalle sue origini. La street art, o l'arte urbana, o il tentativo di riqualificazione, comunque lo si voglia chiamare, hanno dato molto ai cittadini nel senso di recupero del territorio. Poi ci sono altri esempi come quello di Tormarancia, dove un intero condominio è stato chiamato a rivalutare e ricostruire praticamente il proprio quartiere grazie a una serie di street artists che sono arrivati anche dall'estero, chiamati, e tutta la zona è rinata.